Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo della partita del Mondiale Inghilterra-Iran. Io ragazzi non farò tutte le partite perché ho da fare qualcosa in famiglia, dei problemi in famiglia, ho dei lavori da fare, quindi quelli riesco a vedere e poi porto la mia analisi, che non è detto che sia giusta però. Comunque ragazzi, Inghilterra-Iran, finita 6-2, risultato tennistico, che dire, sia sulla carta che poi sul campo si è vista nettamente la forza dell'Inghilterra, miglior squadra rispetto all'Iran, ragazzi. Poi questi giocatori a Maguire, Saka, Sterling, Bellingham, l'ha visto giovane, Rashford, Kane, giocatori ragazzi veramente forti, poi anche altri giocatori, ecco. Però ragazzi, che dire, la partita è iniziata, sembrava che l'Inghilterra non riuscisse ad andare avanti. E poi dopo, se non sbaglio, neanche 10 minuti c'è stato uno scontro tra il portiere Beiran Vand e il suo amico, che si chiama Hosseini, che il portiere è uscito per prendere la palla con il pugno e nello slancio ha dato una testata al suo compagno, ragazzi, una roba veramente fortissima, tremenda. Sono tutti e due caduti a terra. Che ha avuto la peggio è stato proprio il portiere Beiran Vand, perché il difensore dopo un po' si è rialzato, si è lasciato la faccia, ok? Invece lui è stato a terra per più di, diciamo, 10 minuti, 7-8 minuti sicuro è stato a terra, perché usciva anche il sangue dal naso, io non dovevo mettere un tampone per fermare il sangue, e poi era tutto frastornato, quindi si dice cambio portiere, no, lui è voluto rimanere in campo, ragazzi, ma dopo 2 minuti è caduto a terra, stremato dalle forze, quindi ho dovuto fare il cambio. E ragazzi, dopo il cambio del portiere, è iniziato a giocare la partita d'Inghilterra sempre di più, e infatti va in vantaggio con Bellingham. E 1-0, poi ragazzi, poi 2-0, 3-0 è venuto in sequenza di un minuto dall'altro. Ma l'Iran era veramente messa le corde, non riusciva mai ad andare avanti, non riusciva mai, quindi l'Inghilterra faceva il suo gioco. Diciamo, l'Inghilterra è forte, ma non si può vedere la forza della squadra con una squadra nettamente inferiore, con le partite un po' più importanti. E il primo tempo, se non sbaglio, è finito sul 3-0, 4-0, ricordo che poi è stato 4-0. Poi nel secondo tempo l'Inghilterra segna. E poi, oh, guarda caso, l'Iran fa il 4-1, però ecco, è stata una cosa estemporanea. Poi è stato su subito il 5-1, poi 6-1, e alla fine c'è stato un rigore per l'Iran, finita 6-2. Però devo dire che il giocatore dell'Iran per ora è capocannoniere insieme ad altri. Perché doppiette, se non sbaglio, di Bellingham, di Sterling, se non sbaglio, Valencia, quello dell'Ecuador, della partita di ieri. Comunque ragazzi, 0 punti, però finora è capocannoniere insieme ad altri, ragazzi. Però ragazzi, che dire, la partita veramente senza senso. Ovvio, partite vanno giocate perché questi sono i gironi, ma l'Inghilterra è nettamente superiore all'Iran. Poi devo dire delle cose extra partita. Allora, l'Iran, i giocatori dell'Iran non hanno cantato l'inno e i loro tifosi li hanno fischiati, però io penso che loro non l'hanno cantata per i fatti che stanno accadendo nel loro paese, quindi in dissenso al loro governo non hanno cantato l'inno. Invece la cosa più brutta è stato che i tifosi inglesi hanno fischiato il portiere dell'Iran, che stava a terra per 7-8 minuti per l'intervento. Ma io dico, ma non penso che l'Iran sia venuto a terra per perdere 10 minuti a partita, ragazzi. Non penso. Ha avuto un infortunio abbastanza serio e voi vi fischiate. Siete i soliti hooligan, i soliti maleducati che ovunque andate vi fate riconoscere. Comunque, ragazzi, che dire, Inghilterra Iran 6-2, risultato tennistico, c'era da aspettarselo, e vediamo adesso le prossime partite. Ci saranno le partite un po' più combattute, perché anche ieri Qatar Ecuador, anzi, una partita veramente imbarazzante, ragazzi, imbarazzante.
si possono vedere certe partite, ragazzi. Poi adesso nel 2026 voglio portare a 48 squadre, quindi ragazzi saranno ancora più partite, ancora più con squadre sconosciute e più, perché se adesso siamo 32 squadre e poi le portiamo a 48, non lo so, ragazzi. Ragazzi, che dire? Mettete un like, commentate, condividete, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!